Non ho mai assaggiato una torta salata così buona. Questa è a strati, senza farina, è facilissima da fare. Prendiamo 450 g di patate e le sbucciamo. Una volta sbucciate, taglio le patate a rondelle spesse circa mezzo centimetro. Ecco, così. Una volta tagliate le patate, le mettiamo nella pentola con acqua abbondante. E ora ci spostiamo ai fornelli. E quindi facciamo bollire le patate per pochissimi minuti, quindi per circa 4-5 minuti dal bollore. Ci siamo, le nostre patate sono pronte, quindi spegniamo e andiamo a scolarle. Diamo anche una sciacquata veloce. Ora mettiamo le patate da parte e prendiamo tre cipollotti e andiamo a tagliarli finemente. Ora prendo anche dei pomodorini e faccio la stessa cosa, li taglio finemente. Mettiamo un attimo le verdure da parte e prendiamo 4 uova. Le rompiamo nella ciotola. Come abbiamo potuto capire, questa sarà una ricetta salata. Esatto, bravissimo, ovviamente. Con che cosa ci delizierai oggi, Diana? Oggi prepariamo una ricetta innanzitutto a strati, poi senza farina e basta, non dico altro, rimanete fino alla fine. Ora sbattiamo leggermente le uova. Ora aggiungo 200 g di yogurt di soia al naturale, quindi senza zuccheri aggiunti, mi raccomando. Aggiungo anche un bel pizzico di sale, del pepe e della paprika dolce. Mescoliamo bene il tutto. E infine incorporo anche le verdure che abbiamo tagliato prima. E ora prendiamo uno stampo da 20 cm di diametro. Come vedete, io l'ho infarinato e oleato. Potete fare la stessa cosa anche voi, oppure mettere un foglio di carta da forno sulla base e poi olearlo e infarinarlo. E ora distribuiamo le patate sulla base. Ovviamente la farina che abbiamo usato per infarinare lo stampo è farina di Farina di riso, ovviamente senza glutine, quindi potete usare anche voi quella se ce l'avete oppure un'altra che avete in casa. Aggiungo anche un pizzico di sale sulle patate perché le ho cotte senza sale. E ora versiamo il composto preparato prima sopra le patate. Muoviamo un po' lo stampo per distribuire bene il tutto. E ora siamo pronti per infornare nel forno statico preriscaldato a 180 gradi per 35 minuti. Andiamo! Sì, vi piacciono le nostre ricette? Se sì, allora perché non ci lasciate un bel mi piace a questo video e condividetelo anche, mi raccomando, il vostro supporto per noi è fondamentale. Fatelo e noi continueremo a condividere ricette sempre più buone. E ragazzi, se la ricetta di oggi vi piace tantissimo, vi ricordo che qui dentro nel nostro libro Zero Glutine e Zero Rinunce ne troverete tantissime altre senza glutine e senza latte, facilissime da fare. Guardate qui che meraviglia! Se non l'avete ancora il libro, vi lascio il link qui sotto nei commenti oppure lo trovate in tutte le librerie. 3, 2, 2, 1. 1. Guarda qui. Wow, che meraviglia! Ho Bella. una voglia di assaggiare, di addentarmene un pezzo che non immagini neanche, Diana. Anche io, è coloratissima, super estiva. Allora, prima di assaggiarla però, decoriamola con della maionese. Io ho diluito semplicemente la maionese per renderla un po' più morbida. Poi una bella spolverata di prezzemolo fresco. Che bella, con gli strati di patate. Pronta per assaggiare? Prontissima. No, vabbè, ma è buonissima. Buona. Wow. Guardate qua. Dai, un voto. Da 1 a 10. Un bel 10, ma non lo dico perché l'ho fatta io, ma perché è veramente, veramente buona. Fatela!